Potrebbe sembrare un argomento particolarmente superficiale, ma la questione delle cure a poco prezzo all'estero non riguardano solo la chirurgia estetica. In Italia i preventivi sono altissimi, sui 10.000 e qui sui 4. Abbiamo fatto tutto però, volo, accompagnatore, hotel, autista, tutto. La nuova frontiera della chirurgia estetica si chiama Albania. Negli ultimi tempi si è sviluppato un vero e proprio turismo della bellezza. E per capirne di più siamo venuti a Tirana, dove sono tantissime le cliniche che organizzano pacchetti all inclusive con interventi chirurgici a prezzi davvero convenienti. Come andiamo? Tutto bene? Grazie. Piacere, prego. Io ho qua tutto il tarifario, l'otoplastica per esempio 2750, la mastoplastica additiva che sono 4200 euro fino a 4600 euro, sempre un pacchetto all inclusive con l'accompagnatore con la permanenza di 7-8 giorni dove è incluso l'intervento, anestesia, permanenza in ospedale, poi l'accomodamento in albergo per 8 giorni, biglietto andata e ritorno con l'aereo, i trasferimenti da e per l'aeroporto e così via. Meno della metà che lo stesso intervento effettuato in Italia. Il motivo principale sono le tasse. Le tasse qui da noi sono soltanto un 15%. Riusciamo a contenere i costi perché facciamo tanti numeri. La previsione è intorno a 15 milioni di euro di fatturato. L'anno scorso abbiamo fatto più di 10 milioni. Quest'anno sta crescendo molto di più. E in effetti è bastato farsi un giro all'interno della clinica per capire quante persone, soprattutto italiane, si siano rivolte a loro per un ritocchino. Guardate, questa è la sala d'attesa della clinica ed è piena di gente. Sto sognando, mi sembra un sogno. In Italia mi hanno chiesto molto, ma molto di più, forse il triplo di quello che ho pagato qui. Una delle operazioni che va per la maggiore tra gli uomini è quella del trapianto di capelli. In media facciamo intorno a 700, 800, anche 1000 interventi di trapianto di capelli ogni anno. Un 80% sono pazienti italiani. Queste cifre variano da 2500 fino a 3000-3200 euro per il trapianto di capelli, pacchetto all inclusive. Per questo abbiamo seguito Kate, un ragazzo di 35 anni, nel suo viaggio dall'Italia per sottoporsi a questo intervento. Siamo qui in sala d'attesa, che stiamo aspettando che il dottore ci chiami per fare il colloquio e le prime analisi. Come ti senti? Teso, ma emozionato in maniera positiva, direi. Finalmente vedo realizzare con te il mio sogno. Eccolo, buongiorno, come stai? Adesso dobbiamo fare un po' di foto, dobbiamo radere tutta la testa, okay. Dobbiamo fare il piano di lavoro. Tutto è pronto, Kate è appena entrato in sala operatoria. 3500 qua, bulbi, e altri 2500 bulbi in questa zona qua. Come stai? Tutto bene? Io bene. Oggi molto meglio. Sono passati due giorni. Due giorni dall'intervento, l'intervento è andato bene, oggi abbiamo la visita di controllo e se tutto va bene stasera siamo a casa. Se ti stringe tanto quando dormi puoi togliare. Grazie mille, siete state bravissime, è stato un piacere.